Ciao, bentornati, io sono Pasquale. Sono passati 10 mesi dal mio primo investimento, dalla mia apertura del mio conto broker su eToro. Qualche giorno fa ti ho parlato della mia strategia a lungo termine e di quella prettamente speculativa, ma sono arrivato a queste conclusioni dopo tante prove e parecchi errori, forse troppi, ma fortunatamente non tragici, da cui oggi volevo darti dei consigli, per cui ti volevo dare 5 errori che tu non dovresti fare se sei un neofita in questo mondo, nel mondo degli investimenti. Visto che la maggior parte di questi errori li ha fatti anche l'Hobbit che ti sta parlando in questo momento, beh, almeno posso darti anche l'entità delle bugiature e quali anche potrebbero essere i danni, a volte irreversibili, a cui potresti andare incontro. Prima di iniziare volevo sempre ricordarti che di certo non ti farà diventare alto come Shaquille O'Neal, ma è comunque un ottimo modo per risultare un po' più alto. La scelta di iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche e lasciare un bel mi piace, magari condividere anche questo video, oltre al fatto che in qualunque momento della tua giornata, anche di notte, potresti andare a sostenermi su Patreon. Un'altra cosa, non sono un consulente finanziario, per cui non è un consiglio di investire, ma semplicemente ti sto dando le mie esperienze. Partiamo subito. Il primo errore da non fare è quello di non conoscere il proprio nemico e di non conoscere te stesso. Questa frase che ho preso in prestito dal libro L'arte della guerra spiega un pochino tutto il mondo degli investimenti in generale. Conoscere te stesso vuol dire anche conoscere la tua predisposizione al rischio. È un fattore fondamentale per capire dove vuoi arrivare e cosa vuoi ottenere dai tuoi investimenti, ma anche la conoscenza del nemico. E in questo caso mi riferisco non al nemico di per sé, ma alle varie tipologie di investimento che si potrebbero voler fare. Bene, questo è fondamentale. Se non si sa dove si sta, dove si stanno mettendo i propri soldi, dove si sta investendo, la bruciatura è assicurata. Quanta gente ha perso i risparmi di tutta una vita nella bolla, ad esempio, del dot-com, o ha cercato di diventare ricco con il Bitcoin o con la recente crisi, del prezzo del petrolio? Buttarsi in un qualcosa solo perché lo fanno tutti, senza sapere in cosa ci si sta andando a impelagare, a cosa si sta investendo, sarebbe come tuffarsi da una scogliera senza sapersi tuffare e senza saper nuotare, praticamente una follia. Per cui è fondamentale capire se stessi dove si sta investendo. Il secondo errore da evitare è quello di non fare pratica. Molti brokers, anzi quasi tutti, all'apertura del proprio conto offrono la possibilità di fare pratica con un conto demo. Può essere la cosa che fa la differenza fra le lacrime di sangue con le notti insonni ed invece un buon progetto di investimento. E non dico fare prova per una settimana, servono mesi, almeno un semestre secondo me, per andare a vedere magari tutte le dinamiche, come si muove il mercato, come si reagisce alle oscillazioni, a volte improvvise e senza senso, di tutti i titoli azionari o degli indici. Bene, questo può essere un ottimo modo per capire se fa veramente per te. Questo partendo sempre dal presupposto che fare le cose in demo con i soldi finti non dà le stesse sensazioni emotive, soprattutto di quello che si può andare a provare investendo e per cui guadagnando o soprattutto perdendo i propri soldi realmente. Sicuramente mentalmente sarà qualcosa di completamente diverso, di completamente al di fuori del mondo, ma non è una ovvietà. Io mi sono ritrovato spesso, soprattutto all'inizio della mia esperienza, ad aprire posizioni, vedere mega oscillazioni su prezzi e stare tranquillissimo perché ero in demo. Poi andarmi a ritrovare in reale e magari vedere una perdita momentanea di pochi secondi di 10 euro ed andare nel panico più assoluto e chiudere tutte le posizioni in perdita. Per cui bisogna fare pratica in demo. Questo ovviamente non risolverà il fattore psicologico, ma aiuterà a capire le dinamiche e la psicologia entrerà solo successivamente nel reale. A tal proposito vorrei assolutamente sconsigliarti di seguire consigli di chi dice che il demo non serve. Il demo può non servire se fai solo quello, ma è un ottimo gradino iniziale. Il terzo errore che si può fare all'inizio è quello di mettere tutti i soldi nel trend del momento. Apple, Microsoft, Tesla. Si va a seguire la scia, la moda, se così si può dire, degli altri investitori. Il trend in cui tutti vanno a investire senza avere capito perché quel trend sta accadendo. Se si tratta di una cosa momentanea, se si tratta di una speculazione fatta dai HFT, High Frequency Traders, oppure se semplicemente le impressioni che il mercato ha in quel titolo
In quel momento ogni un qualsiasi altro investimento in generale è solo gonfiato da aspettative più che da basi vere e solide. Il mercato molte volte reagisce di pancia, in maniera irrazionale, ma poi nel momento in cui il business arriva dove deve andare a quagliare, a fare i conti con la realtà, è lì dove si vede come andrà a parare. E se abbiamo investito con la pancia invece che con la testa, i soldi faranno un viaggio di non ritorno attraverso il nostro gabinetto, tirando ovviamente lo sciacquone. Il quarto errore che si fa spesso, è quello che ti consiglio di evitare, è di sentire il consiglio o i consigli di guru o del momento, dello youtuber del momento, me incluso. Io sono un essere umano, anche se dico spesso che sono un hobby, come tante altre persone là fuori. Faccio e tutti quanti facciamo degli errori, ma nel mio caso andrò a fare degli errori che sono con i miei soldi. Non devi seguire me come fonte di consigli dei tuoi investimenti, ma anzi, solo come linee guida generiche per ascoltare come mi muovo. Se vai a mettere i soldi in un qualsiasi investimento, devi essere tu a studiare tutto. Molte volte mi arrivano messaggi che mi chiedono su dove investire e la risposta sarà sempre la stessa, non sarà mai in questo o in quel prodotto. Chi ti dà consigli di investimenti sicuri si sta comportando in maniera irresponsabile. Devi prenderti le tue responsabilità della gestione delle tue finanze, del tuo denaro e dei tuoi investimenti. Non puoi avere la pretesa di andare a volere il piatto pronto, qui non è il programma Il pranzo è servito, per poi magari lamentarti di aver perso soldi per colpa di qualcun altro, come è successo nella storia di Groupir, in cui io mettevo un link affiliato e la gente si lamentava perché aveva perso i soldi, perché gli youtuber lo pubblicizzavano. Studia bene il prodotto che hai in mente, capiscilo e prendi bene le decisioni in base a quello che ti ha convinto, non in base ai consigli del momento di investimento dello youtuber, dello scrittore o del guru o del corso fantasmagorico smart che hai visto ieri in offerta eccezionale solo alle prime 100 telefonate. Il quinto e ultimo errore da non fare è quello di scoraggiarsi e per cui di lasciare perdere al primo intoppo. Ti è mai capitato di portare la tua macchina dal meccanico per un problema tecnico? A me è capitato qualche volta. Non mi pare che dopo questo tu abbia buttato via la patente. O almeno spero che tu non l'abbia fatto, sinceramente, sarebbe una cosa insensata. Gli errori, le bruciature, li farai e li continuerai a fare anche se hai studiato, e se non hai seguito nessun guru, e anche se hai fatto la pratica in demo, e anche se hai fatto i tuoi ragionamenti invece di seguire la massa come le pecore, perché i mercati sono completamente irrazionali molte volte. Ma se hai questa passione, se hai messo giù i tuoi obiettivi, devi andare avanti come un treno. Non è che se incontri una buca sulla strada incontri una tragedia irriservibile. Come ti facevo prima l'esempio del tuffo dalla scogliera, non ti ci butti se non sai tuffarti e non sai nuotare, ma puoi sempre imparare. E per imparare un tuffo lo fai di pancia e ti farai male. Così come ti ritroverai in acqua a tossire perché magari avrai ingoiato un po' di acqua di mare, ma alla fine puoi fare tutto. Gli errori sono una manna dal cielo, sono parte della natura umana e aiutano a crescere, ci aiutano a crescere. Bene, hai mai fatto uno di questi errori o più di uno? Oppure sei ancora nella fase precedente all'iniziare questa avventura in questo fantastico mondo e questo video magari ti porterà ad evitare magari qualche mal di testa in più? Lasciami un commento qui sotto e fammi sapere la tua opinione in merito. Se il video ti è piaciuto, ovviamente ti chiedo di distruggere il pollice in su per l'algoritmo di YouTube e di iscriverti al canale per l'algoritmo di YouTube e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. E bene, per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!